festa ero riuscita a organizzare una videoconferenza con il presidente Cirio e alcuni assessori, nella quale ci promettevano di fare di tutto per garantire il ritorno in presenza. La stessa sera il presidente Cirio mi scrisse un messaggio che vi leggo. Grazie per oggi, Greta. Si vede che sei cuneese, perché anche nella protesta sai essere pratica e guardare avanti, al futuro, tipico di noi della provincia Granda. Peccato che l'unica cuneese che si è comportata come tale sono io, perché se solo lui si fosse comportato da più cuneese, noi saremmo tornati immediatamente dopo le vacanze di Natale a scuola, e invece no, hanno posticipato l'entrata a scuola ancora di una settimana. Eravamo quindi già partiti male e ora siamo di nuovo qua, punto a capo. Quelle promesse tali sono rimaste. Certo, in queste settimane noi, piccoli e grandi, faremo il nostro dovere. Faremo le interrogazioni, faremo le verifiche, ma non potremo vivere il diritto più importante, quello di vivere la vita andando a scuola, confrontandoci e relazionandoci con i professori. Per quanto mi riguarda, non potrò preoccuparmi della maturità parlandone con i miei professori, non potrò esprimere i miei stati d'animo e le mie preoccupazioni, perché i professori fanno anche questo, si preoccupano per gli stati d'animo degli studenti. D'altronde siamo umani.